Emiliano Abramo, responsabile delle comunità di Sant'Egidio per la Sicilia. A che punto è il disegno di legge sulle povertà LARS? Ma il disegno di legge prosegue in un dialogo oramai sul testo da mandare in approvazione in aula, sapendo che è una fase delicata in quanto la formula scelta dal presidente Micciche non prevede dibattimenti in aula, ma per velocizzare i tempi si è scelto appunto di andare in aula e di approvarlo con un semplice sì o no. Quindi si sta creando una formula che ultimeremo martedì prossimo, che fondamentalmente viaggia su questo doppio binario: da una parte mantenere i tempi celeri e dall'altra invece chiaramente garantire una formula conforme a quello che la legge prevede, senza dimenticare di trovare soluzioni che non chiudono la possibilità di accedere a delle risorse economiche alle tante realtà ancora operose in Sicilia che magari sino ad oggi non hanno interloquito con la regione. State contribuendo a redigere il testo, infatti è un caso virtuoso, diciamo, in cui il terzo settore, quindi le associazioni, gli attori, poi collaborano in prima persona con le istituzioni per redigere una legge. È un caso più unico che raro, forse, in Sicilia, insomma. E speriamo che diventi una buona pratica. E in questo va precisato, certe cose succedono e basta. Non è stata una scelta della comunità di Sant'Egidio quella di avere questo tipo di protagonismo, perché è un finto protagonismo, nel senso che Sant'Egidio è impegnata da tempo in dialogo con tantissime, fortunatamente, virtuose in Sicilia di diversa natura che si spendono come noi per contrastare la povertà e rimanere vicina ai poveri. E quindi non nasce con l'idea di un vero organico disegno che abbia l'intento di sconfiggere o di ridurre significativamente la povertà. Nasce da un dialogo avvenuto sui giornali tra di noi e il presidente Gianfranco Micciché e parte della politica che lo ha accolto, sostenuto da più di 100 associazioni di volontariato in tutta la Sicilia e che alla fin fine porta a quella che è una buona pratica. Insomma, un caso virtuoso in Sicilia, in cui gli attori collaborano a redare una legge, fondamentalmente, in dialogo con la politica. E questo è uno degli aspetti che vorremmo mantenere, cioè si è per la prima volta instaurato una formula di dialogo dove viene riconosciuta un'autorevolezza ai soggetti che si spendono per rimanere accanto ai poveri e sta nascendo, speriamo, a breve qualcosa di rapido, snello, fruibile, trasparente, universalmente accettato dallo scenario politico, quindi da tutte le forze che lo hanno accolto con entusiasmo. Vorremmo che questo venisse mantenuto perché ci siamo accorti molte volte che tra le volontà di chi legifera e le necessità del territorio manca un elemento capace di accordare queste due realtà e si rischia spesso di sperdere occasione, di disperdere o polverizzare le somme che spesso le istituzioni mettono a disposizione. Quindi speriamo che sia un inizio di un dialogo intelligente dove al centro vengono messe non le associazioni in quanto tali, ma i poveri che serviamo. In un tempo di emergenza come questo è particolarmente significativo e fa onore a Secondo te tutte e quando due le potrebbe parti. essere approvata la legge? Ma io mi auguro che martedì prossimo venga definito il testo e venga incardinato il progetto. Il disegno di legge. E se così fosse, io credo che potrebbe andare in aula nel giro di 10 giorni. A quel punto ci sono i tempi tecnici per renderlo esecutivo. Che cosa prevede e che cosa mira fondamentalmente? Ricapitoliamolo. Il disegno di legge mira a sostenere le realtà che già operano e che hanno operato soprattutto nell'ultimo anno abbondante segnato alla pandemia, a far meglio quello che già fanno. Perché dico questo? Perché la preoccupazione è quella di non disperdere i denari e non polverizzare gli interventi. Abbiamo visto come purtroppo il Covid ha determinato anche la chiusura di tante realtà che non riescono a garantire le misure di sicurezza, non riescono neanche a mantenere una
porta aperta vista la pressione dei troppi poveri che aumentano oggi in Sicilia. Ripeto, la Sicilia oggi è la regione insieme alla Campania più povera d'Europa, secondo Eurostat. E questo ha voluto dire che chi è rimasto aperto in qualche modo, anche se sofferente, parlo soprattutto della nostra esperienza di Sant'Egidio, però è riuscito in qualche modo a tener botta. Ma questo non è da dare per scontato per sempre. Allora c'è bisogno di sostegno. Sostegno significa fondamentalmente darci la possibilità di acquistare spesa per i poveri e di acquistare beni di prima necessità, penso ad esempio ai pannolini dei bambini, a dare risposte concrete ai tanti bisogni che la gente ci presenta. E come lo facciamo? Con la credibilità della nostra storia e con una rendicontazione puntuale affinché, come giusto che sia, Sant'Egidio, ma tutte le realtà che proveranno a beneficiare di questa legge di contrasto alla povertà in emergenza, ripeto che non ha la pressione del problema della povertà, ma di aiutare in un momento così drammatico, con la loro credibilità possono appunto essere garanti di un abbraccio, quello tra la sofferenza del popolo, del povero e di un'istituzione, in questo caso la Regione Sicilia, che ci si vuole avvicinare, ma ancora non ha capito come fare. Andrea Nocita, responsabile della comunità Sant'Egidio a Messina. Da cosa nasce l'esigenza di questa legge? Qual è la situazione in Sicilia e Messina in particolare, ovviamente? Noi abbiamo visto proprio dall'inizio della fase della pandemia, quindi stiamo parlando del lockdown del marzo 2020, che c'è stato un incremento fortissimo delle persone che si rivolgono a noi. Lo sappiamo perché tante attività hanno chiuso da un giorno all'altro. Quest'anno è stato, diciamo, un anno in cui si sono alternati dei periodi di parziale apertura, periodi di chiusura, eccetera. Questo ha determinato il fatto che ci sono tante famiglie, tanti anziani, tanti singoli che per vari motivi, non necessariamente in maniera diretta legati alla pandemia, ma magari in maniera indiretta, sono stati colpiti da questa situazione di incertezza. Sappiamo anche che mentre le realtà associative hanno dato una risposta sostanzialmente immediata alle difficoltà che c'erano, gli aiuti che sono arrivati, questo a tutti i livelli istituzionali, hanno faticato un po' per le procedure che sono state individuate con, in alcuni casi anche con lentezza, ma comunque anche per la complessità diciamo, delle misure messe in campo. D'altra parte abbiamo visto anche che ci sono delle situazioni che vanno al di fuori da quelle previste dalle misure istituzionali. E anche qui chi può intervenire in maniera rapida in queste situazioni sono le realtà del terzo settore, le realtà associative, le organizzazioni di volontariato. E quindi in questo senso, come giustamente diceva Emiliano prima, c'è stata una risposta che è stata anche garantita dal fatto che tantissimi privati hanno voluto sostenere le realtà come la nostra, che hanno dato queste risposte. Però è chiaro che la situazione perdura e perdura ormai da tanto tempo e comunque le difficoltà, anche in un contesto, speriamo, di miglioramento, diciamo, della situazione, le difficoltà permarranno per diversi mesi e quindi si rende anche in questo caso sostenere chi sta rispondendo. E ripeto, sta rispondendo in maniera immediata e diciamo, come dire, andando a coprire quelle situazioni che normalmente rimangono scoperte dagli aiuti. Tu hai chiesto un'interlocuzione anche alle amministrazioni locali, diciamo, alle realtà locali a Messina, alla politica. Il tuo appello è stato raccolto? Noi abbiamo chiesto due cose, diciamo. Abbiamo chiesto anche in questo caso al sindaco, ma diciamo alla realtà della nostra città, di sostenere questa legge a livello regionale. E d'altra parte, già prima avevamo fatto presente che appunto le misure anche adottate a livello locale, come la Family Card, e da sole non bastavano. C'è una pressione molto forte sulle realtà come la nostra e alla quale appunto stiamo rispondendo, ma che comunque necessita di un sostegno. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia la volontà di sostenere la legge e comunque
in qualche modo di rispondere a queste necessità. Ecco, il punto qui, ma questo, ripeto, è un punto non nuovo, è un punto che dal giorno dopo il lockdown è stato chiaro, è che i tempi sono importanti. E per questo è importante anche che il leader di cui sentivamo prima possa andare avanti speditamente all'ARS, perché non stiamo cercando di programmare qualcosa che avverrà fra qualche mese, ma stiamo già rispondendo a un'emergenza che dura da più di un anno e che quindi ha bisogno di risposte immediate. Stiamo parlando di risposte che vanno date rispetto a delle cose basilari. La spesa, i pannolini dei bambini, eccetera. Quindi non stiamo parlando di interventi che richiedono, diciamo, una programmazione di chissà quale tipo, stiamo parlando di necessità di tante famiglie che oggi, perché la situazione lo richiede, hanno bisogno di un aiuto concreto.